noi abbiamo il futuro che può essere dato dalla cultura, dall'archeologia, dai monumenti, dai reperti archeologici. Massimo Cinquanti. Guardando la fierezza della tua luce liquida d'acqua marina, umida di sciroccolo, lo stupore di perla, lenivo, il fuoco dell'estate. Oh, colori che l'arcobaleno non contiene, oh memoria che ancora non conosci, vieni. Una full immersion di 10 ore, domani dalle 15 alle 20, domenica dalle 9 alle 14. È il laboratorio di recitazione con il regista, attore e sceneggiatore Eugenio Capuccio, organizzato nell'ambito della Mostra del Cinema di Taranto che si concluderà domenica 18 dicembre. Incontri, proiezioni, dibattiti, performance teatrali e molto altro nella manifestazione alla sua prima edizione, organizzata dall'Associazione Culturale Levante International Film Festival, con il sostegno dell'Assessorato all'Industria Turistica e Culturale della Regione Puglia, del consigliere regionale Gianni Liviano e del Comune di Taranto. L'idea è offrire al territorio un momento di scambio guardando non solo al cinema ma alla cultura più in generale, tra arte, scienza e pensiero, come recita appunto il sottotitolo. Indiscusso protagonista è il capoluogo ionico a cui è dedicato il contest Enjoy Taranto, rivolto a filmmaker affinché raccontino la città in un cortometraggio di 5 minuti al massimo. 5 i video che passeranno la selezione. La proclamazione del vincitore avverrà il 18 nella serata finale. Il premio è di 1000 euro, oltre alla presenza del corto per un anno sul portale performer.com. Sempre sul portale verrà lanciato un altro contest. Per 3 mesi, sulla base dei like ottenuti, sarà scelto un altro vincitore a cui andranno 500 euro. Il Festival del Cinema di Taranto mette in vetrina il territorio e le tante professionalità che lo abitano, come dimostra anche la scelta di ospitare Eugenio Capuccio. Figura di prestigio, inizia la sua carriera come assistente di Federico Fellini sul set di Ginger e Fred. Nel 1996 è co-regista della commedia Il Caricatore, che ottiene il Ciak d'Oro e la targa ANEC. Nel 1999 del film La vita è una sola. Sue anche le pellicole Volevo solo dormirle addosso con Giorgio Pasotti e Cristina Capotondi, Uno su due con Fabio Volo e Anita Caprioli. Nel 2013 dirige 2 film per la televisione che compongono la prima serie Sky, I delitti del Barlume.